Consiglio comunale dedicato allo stato dell'arte delle partecipate, che cosa è emerso? Avete un po' tutti contestato, a cominciare dal consigliere della Lega Berardo Rabuffo. Ma io ho fatto notare alcune gravi irregolarità perché sono andato a controllare i documenti, come stabilito dal regolamento, devono essere a disposizione dei consiglieri comunali almeno con 48 ore di anticipo. Ebbene, 24 ore prima praticamente erano parziali, soprattutto mancava nella stampa il parere dei revisori dei conti, e per me questo è fondamentale perché quando vado a controllare le variazioni di bilancio e altre tematiche relative al bilancio, in primo luogo verifico il parere dei revisori dei conti, che spesso danno anche degli spunti importanti per soffermare meglio l'attenzione del consigliere, di chi legge. Quindi questo mancava e abbiamo posto quindi una questione pregiudiziale. Poi siamo entrati anche nello specifico degli argomenti. Vediamo, insomma, credo che sia un consiglio gravato di illegittimità importante. Fracassa. Io invece ho contestato un accesso agli atti che non mi è stato fornito nessun documento, però risulta un protocollo che a me mi è stato inviato, quindi parliamo di PEC. Allora io mi domando com'è possibile che possa succedere una cosa così grave, e ho chiesto alla segretaria di indagare in tal senso per far sì che questo non si verifichi più, appunto perché, come diceva pure il collega Rabuffo, se noi non abbiamo la documentazione è difficile pure partecipare al Consiglio Comunale e fare svolgere il nostro ruolo. In particolar modo oggi, portando la società in house della Team, io abbiamo contestato e ho contestato anche il controllo analogo, perché il controllo analogo non viene esercitato. Da quando è nata la società Team non è stato esercitato. Ma quando è diventata pubblica? Benissimo, ci abbiamo un regolamento che lo parla chiaro, ma c'è una legge appunto del controllo analogo e addirittura non hanno invitato mai il MODE, che comunque ha una percentuale anche sulla Team. Quindi sono quei pochi documenti che hanno depositato, sono anche qui dei documenti che non hanno nessun valore, perché sono, come dire, monchi di una parte essenziale, che in questo caso era il MODE. Continuiamo questa opposizione continua a portare avanti, e a spiegare ai cittadini di Teramo quello che sta succedendo, questa mala gestione, nel vero senso della parola, e speriamo che in qualche modo si possa anche migliorare questa maggioranza, ma con molte difficoltà. Ma per quanto riguarda i numeri poi delle partecipate, quindi Team, Farmacia Comunale, appunto Mote, che cosa è emerso? Cosa avete notato rispetto ai numeri di bilancio, eccetera? Le partecipate sono 5, come sappiamo tutti. Adesso non è soltanto un momento di ricognizione sulle attività delle partecipate. Io ho precisato in consiglio che si tratta anche di un momento importante di programmazione, cioè che cosa fanno queste partecipate. L'ideale è quello di implementare, perché sono una ricchezza del comune. La Team, come si è detto più volte, è una ricchezza del comune, così come anche le altre partecipazioni. Ora, se noi vogliamo implementare i piani industriali, dargli più funzioni, renderle più remunerative in maniera tale da avere anche degli utili da parte del comune, va fatta anche un'attività programmatoria. Noi abbiamo visto un po' una povertà di questa attività da parte dell'amministrazione, e ho fatto anche degli esempi. Ecco, per esempio il discorso di un sistema di trattamento, quindi di incenerimento, di cremazione delle salme al cimitero, se ne è parlato tanto, no? Però poi questa attività manca totalmente, ma anche adesso è rientrato nella disponibilità del comune il parcheggio di Piazza Dante. Ecco, per esempio, non devolverlo così alla Easy Help, altre società che sono sul territorio, ma farlo gestire in house dalla Team. Capirete che questo è un arricchimento del comune, forse vi è anche un controllo maggiore, meno ricattatorio rispetto a quello che stiamo subendo, oppure tanti altri esempi. Quindi non è un momento di ricognizione così in cui si alza la mano, ma dobbiamo vedere cosa c'è dentro queste partecipate, quali sono i piani industriali, quali sono le idee dell'amministrazione. Abbiamo rilevato una scarsità da questo punto di vista. Noi dobbiamo svolgere un compito, oltre a quello che dice il collega Rabuffo, di controllo.
affinché quello che viene detto poi materialmente viene sviluppato. Allora la domanda è: passato un anno da quando abbiamo votato il piano industriale della TEAM, bene, è stato realizzato quello che era previsto? Il biodigestore è stato realizzato come era previsto? No, praticamente siamo dietro di un anno di gestione. Allora, se non c'è il controllo, noi stiamo facendo solamente delle chiacchiere, quello che raccontiamo alla gente, se poi nessuno controlla se realmente queste cose si stanno o no svolgendo.